costruire un personal brand efficace. Ne ho già parlato molte volte e ti ho già spiegato come deve tutto partire da un momento di seria riflessione, per poi passare alla definizione di una strategia e quindi all'azione, che deve essere regolare e continua nel tempo. Gli strumenti per fare personal branding sono quelli soliti, quindi i social network, i blog, i siti web, i seminari, via dicendo. Il concetto di base è semplice: per costruire un buon marchio personale è necessario raccontarsi, essere coerenti e dare prova del proprio valore creando dei contenuti di alta qualità per il pubblico. Per questo motivo è necessario usare più canali per comunicare con la propria audience, come ad esempio l'indispensabile, ma forse non troppo, Facebook, c'è il classico blog personale, c'è il serissimo LinkedIn. Ma quale dovrebbe essere, a guardare bene, il canale per il personal branding al quale dedicare il massimo della tua attenzione e il massimo del tuo impegno? Ovviamente è una domanda molto delicata, ma devi fartela. E devi, perché non puoi dedicare 5 ore alla settimana a ognuno di questi canali. Il personal branding è importante, è fondamentale, ma è solo una delle tante cose che devi fare durante la tua settimana. C'è quindi il tuo core business, ci sono i tuoi cari, ci sono i tuoi hobby, e certo potresti pettinarti la barba mentre pensi a cosa scrivere per il tuo prossimo blog, ma questo è il massimo del multitasking che la maggior parte degli esseri umani riesce ad affrontare. Dove devi puntare quindi la tua massima attenzione? Su LinkedIn, su Facebook, su Twitter, sul tuo blog, sui comizi di piazza, sui bigliettini affidati ai piccioli viaggiatori? A mio avviso non ci sono dubbi. Lo strumento migliore per il tuo, il mio e per quello degli altri personal brand è sicuramente il podcast. Per quale motivo? Qualcuno potrebbe sparare la cavolata del secolo dicendo che il podcasting è l'attività migliore per costruire un personal brand perché è semplice e veloce. Capirai, basta parlare e registrarsi, che ci vuole. Ecco, chissà che cos'è un podcast, è un po' di sale in zucca, ma ne basta anche poco, poca roba. Sa che fare un podcast non è più semplice né più veloce che gestire un blog. Anzi, certe volte, nella maggior parte dei casi, è vero piuttosto il contrario. Eppure il podcast resta lo strumento ideale per rafforzare il tuo personal brand. Perché? I motivi sono due, anzi, due e mezzo. Il motivo numero uno è quello relativo alla facilità. No, non alla facilità di produzione, parlo alla facilità di consumo. Pensaci un po', leggere un post lungo su un blog non è esattamente la cosa più facile e pratica del mondo. Non è come capire il pensiero di Kant o di Tommaso d'Aquino e non è come risolvere un'equazione di terzo grado, ma non è nemmeno come fare un uovo in camicia. E non è nemmeno facile però come bere un bicchiere d'acqua, cioè ci vogliono un po' di tempo, un minimo di concentrazione e una buona dose di forza di volontà. Insomma, mentre leggi un post non puoi fare molto altro, nemmeno camminare per strada, potresti infatti sbattere contro un lampione da un momento all'altro. È diverso il discorso per il podcast. Perché? Perché questo sì che permette una fruizione dannatamente facile. Puoi ascoltare un podcast mentre cammini, mentre corri, mentre fai ginnastica, mentre pulisci casa e perfino mentre fai un uovo in camicia. Quindi sì, il podcast è un ottimo strumento per fare personal branding perché è altamente e facilmente fruibile anche in un mondo in cui non ci sembra avere il tempo per far niente. Il secondo motivo è relativo alla particolare relazione che si crea tra ascoltatore e podcaster. Certo, non dico che con un blog non si possa creare una fidelizzazione, un rapporto duraturo e stabile nel tempo, ma creare un rapporto intimo con dei post testuali è davvero difficile. Non è così con il podcast, e questo perché lì c'è una voce. Dopo un paio di episodi, di quelli fatti bene, per gli ascoltatori è normale iniziare a sentirsi sempre più vicini ai podcaster, come se questi fossero nostri conoscenti, nostri amici, che ogni settimana più o meno si mettono al nostro fianco e iniziano a raccontarci, a parlare di qualcosa. Una cosa è leggere, un'altra cosa è ascoltare. La voce è, come dire, da un pizzico di intimità in più, e questo vale soprattutto per tutte quelle persone, che sono la maggior parte, che per ascoltare i podcast usano lo smartphone, ovvero lo stesso dispositivo che usano per sentire amici, parenti e per di più con le cuffie, con la voce del podcaster che entra direttamente nella testa, isolando la mente da tutto il resto. Insomma, già così puoi certamente ammettere che il podcast come strumento per promuovere un brand personale è difficilmente battibile, ma c'è un ultimo punto, mezzo punto in realtà, che non va assolutamente trascurato. Il mondo dei podcast è in veloce crescita, con un progressivo aumento dei podcaster da un lato e degli ascoltatori dall'altro. Si tratta però di una realtà ancora in fasce, che non ha nulla a che vedere col pianeta dei social network, che è sicuramente più affollato. E sai questo che cosa vuol dire? Che c'è parecchio spazio anche per te, tutto da conquistare.
Bene, spero che con questo video tu abbia avuto voglia di fare dei podcast. Spero che prima di realizzarli tu rifletti bene su cosa raccontare, a chi raccontarlo soprattutto, e che inizi a fare podcast, perché c'è bisogno di contenuti di qualità. Bene, io ti do appuntamento al prossimo video, ma prima di farlo, come mia abitudine, ti chiedo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per adesso è tutto, alla prossima, ciao!